Bene, dai, va bene, però salti convenevoli perché ti devo dire una bomba, una cosa bellissima, un progetto tra le mani che credo solo tu puoi poter riuscire a portare a termine. Guarda un attimo WhatsApp. L'ho visto, ma vuoi un casco gigante? Esatto, voglio proprio un casco gigante. Cosa ne dici? Ma tipo quanto grande? Ma io pensavo 4 metri. Ok, 5, 5, 5 sì. metri, 5 metri. Ma Adesso, cioè, non è che siamo al supermercato del casco gigante, dai, 4 metri. va bene, dai, 4 metri, cosa ne pensi? Che avrei bisogno di 2 ore, poi ti do una risposta. Sì, ma Ce 2 ore e non più, 2 ore precise, Ricky. Bisogna che partiamo perché questa cosa è una cosa fantastica. l'ho? Ok, te lo dico subito. Ciao. Ciao, ciao Ricky, ciao. Ciao. Io sono Riccardo, titolare della Extralab. Mi occupo di progettazione, scenografie, design. In azienda sviluppiamo qualsiasi tipo di progetto artistico. Siamo specializzati nelle grandi strutture e nelle grandi opere. Un progetto come questo necessita di una grande forza lavoro, ma io per fortuna ho dei validi collaboratori. Quindi adesso partiamo. Anzi, voi partirete con me, perché vi porterò per tutto il processo produttivo. Oggi vi porto da Prochimar. Andiamo. Ho pensato a una struttura in vetroresina e quindi ho pensato a Prochimar. È un'azienda leader sulle produzioni di resine che ha un reparto chimico spaventoso, quindi trovata la resina giusta mi sentivo molto più tranquillo. Per la scultura di base ho deciso di passare per l'ingegnerizzazione del casco. Valentino ha preferito darmi il suo casco da gara. L'ho portato ad Antonio di Agiometrix. Agiometrix è una realtà fantastica. Riescono a fare scansioni ma anche tomografie di qualsiasi pezzo. Il file del casco l'ho fatto ingrandire e l'ho fatto produrre a Caracol, che con dei bracci antropomorfi riesce a produrre dei pezzi molto grossi e crearmi quello che è la scultura di base. Nel frattempo sono andato da Pesaro Colori, dei veri professionisti delle tinte. Da lì abbiamo ricavato le tinte giuste che servivano per colorarlo. Poi abbiamo cominciato a produrre. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'orchio. Una volta messi gli accessori alla visiera, la struttura era pronta per la verniciatura. Ora dovevamo pensare alle grafiche. GTS ci ha fornito tutti gli adesivi necessari per brandizzare il casco di Valentino. Melapi mi ha supportato per la produzione del totem e di tutte le grafiche necessarie al collare che sostiene il casco. Su tutto il manufatto ho poi aggiunto un protettivo della Forward 360, una ditta leader nella produzione di protettivi nanotecnologici che fornisce aeronautica militare e beni culturali. In tutto il processo produttivo che avete visto, l'unica cosa che non sono riuscito a raccontarvi è la gentilezza delle persone, a partire dai fornitori che hanno creduto in questo progetto immediatamente e si sono resi subito disponibili. VR46 ha fatto i salti mortali per darmi incontri, file, loghi. Massimiliano Santini, che si è reso disponibile giorno e notte per risolvere problemi di logistica, contatti con il comune. E poi devo dire grazie a Vale, che per me è il Latin Lover del 2000, non a caso si chiama Valentino. Tutte cadono ai suoi piedi, non so se l'avete notato. Sembra che dicano fai di me quello che vuoi. Ma io parlavo delle moto, che cosa avete capito? Edo, dilli, ciao Vale! Grande Vale! Quando seguivo le moto non c'era internet. Per me il gossip era Motosprint. Io ho trovato, e vorrei che tu lo regalassi a tuo padre, il Motosprint che è uscito quando sei nato.
Valentino Rossi è un'icona mondiale, per tanti anni ci ha fatto emozionare, ci ha fatto soffrire, ci ha fatto esultare, lo ha fatto fare a milioni di tifosi in tutto il mondo, ma qua batteva il cuore del suo tifo nella nostra terra, Tavuglia, Pesaro, tra le Marche e la Romagna. E quindi abbiamo pensato che servisse nella città di Pesaro, che è diventata anche capitale italiana della cultura, grazie anche alla sua testimonianza, un tributo per Valentino, che ricordi la sua storia motociclistica e al tempo stesso il grande futuro che sta dando a tanti giovani piloti. Per questo il casco più grande del mondo, il casco di Vale, il casco che diventerà la fotografia della nostra città e della nostra terra nel mondo. Quando il sindaco mi ha proposto di lavorare e di pensare a un'idea per Valentino, per me è stato un grandissimo onore, anche perché sono coetaneo di Vale e grazie a lui ho vissuto delle emozioni veramente bellissime, diciamo le più grandi che ho vissuto a livello sportivo, con i miei amici al mare ogni estate a vedere le gare, a urlare, a lanciarci le sedie. Sono stati anni veramente indimenticabili. E accostare il nome di Valentino a qualcosa di grande è stato molto semplice, è stato fulmineo, e per questo è venuta fuori l'idea di questo casco gigante e sul quale abbiamo puntato tutto. Valentino Rossi è l'icona sportiva più grande di sempre, soprattutto nel nostro territorio, ed era doveroso omaggiarlo con questa grandissima opera. E dopo giorni, settimane, mesi di lavoro instancabile, giorno e notte, dopo aver stressato e chiamato a destra e a sinistra, sopralluoghi, progetti, cose che andavano bene e non andavano bene, siamo arrivati, grazie a Riccardo, ma grazie anche al sostegno, soprattutto grazie al sostegno di aziende importanti del nostro territorio, a realizzare questo progetto. E quindi non ci rimane altro che dire: forza Vale, sei la nostra grande leggenda. Quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color,